E soprattutto complimenti per questa bella vittoria del Piacenza. Te lo aspettavo in debutto così? No, beh, abbiamo avuto delle difficoltà sicuramente. Siamo contenti della vittoria, anche perché da quando almeno ricordo io che ci sono io, sono 8 anni che al debutto non perdiamo, quindi abbiamo conservato questa piacevole tradizione. Sicuramente avremmo potuto fare di meglio, perché il bonus offensivo non è arrivato, abbiamo segnato solo 3 mete e abbiamo espresso poco gioco di quello che ci eravamo prefissati, però con molta umiltà siamo felici della vittoria e andiamo avanti una vittoria alla volta, quindi va bene così. Ecco Sandro, una partita direi a due volti, un primi 20 minuti in cui il Piacenza Rugby dava la sensazione ogni volta che provava a giocare alla mano di arrivare tranquillamente a mettere in gran difficoltà Ivrea, poi nel secondo tempo c'è stato anche un po' così dal punto di vista fisico, la squadra secondo me ha perso molte certezze e ha subito anche la fisicità dei padroni di casa che hanno fatto due mete praticamente uguali. Sì, esatto, erano 2 mete in spinta, è una fase di gioco molto difficile da difendere, la rolling mold rimessa laterale che ci ha sempre creato storicamente molte difficoltà, quindi abbiamo subito queste 2 mete. La difesa è andata bene perché nel gioco aperto, a parte che non hanno aperto molti palloni, ma comunque l'organizzazione difensiva è stata ottima e non credo che ci sia stato assolutamente un calo fisico, ma ha coinciso con la reazione dei padroni di casa, ma non per un calo fisico dei giocatori nostri, anche perché abbiamo fatto tanti cambi già alla fine del primo tempo, quindi c'erano in campo giocatori freschi. Non credo sia un problema atletico, anzi li ho visti bene. In questo momento secondo te su che cosa si deve lavorare di più, fermo restando che vincere la partita di esordio fuori casa non dobbiamo dimenticarci, non è mai facile. Infatti ho premesso che siamo contenti, sicuramente c'è da lavorare sulle fasi di conquista perché oggi in rimessa laterale, soprattutto sulle nostre, non siamo stati dominanti, e mentre per scelta nostra abbiamo lasciato tutte quelle degli avversari agli avversari perché abbiamo deciso di difendere in un altro modo, però dobbiamo migliorare nella conquista perché la rimessa laterale è una fonte di gioco importante per poter esprimere tutto il potenziale offensivo che questa squadra ha. È una squadra che ha molta qualità, oggi questa qualità non si è potuta esprimere, anche perché il campo, pur essendo pesante, era buono, ma era molto scivoloso perché è piovuto tutta la partita e quindi la palla non permetteva dei virtuosismi tecnici. Però comunque abbiamo un potenziale ancora da esprimere e lavoreremo per realizzare il nostro progetto.